sopravvivenza passa anche da qui. Peppe e Marco si stanno sfidando in una sfida di cucina. Ma chi vincerà? In altre parole, riuscirà la spada di Ettore a rapire il cuore di Achille? Comunque, che stai dicendo, Davide? Sto dicendo. Sì, che cosa stai dicendo? A rapire il cuore di Achille? No, vai. Guarda che se ci pensi questa cosa è veramente grande cinema. L'Achille dalle chiare e fresche chiome perdutamente innamorato del suo Ettore. Peppe no, ok? Si fa un'altra volta, ragazzi, tutti insieme. È la sesta barbabietola che mi fai tagliare. Luca, sei un incompetente. Ti devi prima girare le voci off con i dettagli e poi... Ma che ce lo dico a fare? Ma vaffanculo, va. Gentile, ragazzo. Vabbè, agiamo solamente con Peppe, eh? Dai, ragazzi, dai. Veramente io preferirei... finire il plastico e poi magari se voi la facciamo stasera, così io mi finisco il plastico e magari trovo una chiave interpretativa, no? Certo, una chiave è fondamentale per Davide. Davide senza chiave interpretativa lui non riesce. La chiave interpretativa. Davide, la chiave interpretativa, ma che cosa sta dicendo? Sparisci. Maledetto attore, cane. Ma si sta un montaggio, vai, ok. Ciao, eh. Luca? Come va? Una bomba. E com'è? Avendo attori cani che non c'ho neanche un minuto di girato buono. Oh, mi dispiace, Luca. Non vorrei indagare perché poi mi rimandano a una vecchia amicizia che avevo avuto e che poi... non lo so. Oh, zio, tutto bene? Niente, tornavo dall'accademia, un po' di noie. Però dimmi. Un regalo. Come un regalo? Perché non provi a fare un montaggio verticale? Cioè, mischi le scene che non si capiscono con delle scritte, magari dall'alto. Magari potete fare anche degli stacchi che poi sì, mettendo le luci. Sì, scusa, io vado che devo portare questo plastico. Scusami, ci vediamo più tardi. Ti voglio bene, Lu. No, ma grazie a te. Però mandami l'indirizzo di fatturazione, ok? Senti, vabbè, sì, allora poi mando tutto a te. Perfetto. Ok, ciao, grazie, ciao, ciao. Puoi chiamarmi anche un mio signore. Mio caro Davide, il tuo fumetto sta per essere pubblicato. No. Lo so, sono il migliore. Ma grande, grande Marco, grazie mille. Grande Marco, è il minimo che si poteva fare, tu sei bravo. Che fai, stai uscendo? Sì, stavo andando per il plastico. Vedi, vai a farti valere fuori. Grazie mille della porta. Perché tu sei grande, Davide, Dai. Io ho sempre questa teoria, secondo me è molto valida perché non l'ho portata avanti per... Illuminato professore, forse dovrei inventare delle scuse per comunicare la mia rinuncia a discutere la tesi di laurea. Ma in realtà rinuncio perché so in cuor mio che risposte ad alcune domande posso trovarle nell'evitare degli impasti e non in esasperate bibliografie. Hello, you're tuned into Interview Project. Today we're meeting Joe. E qua credo che tutti quanti dovremmo fermarci a riflettere. Fermarsi a riflettere è una delle soluzioni paradossalmente più idonee. Che fai? Ti volevo chiedere una cosa, se eri disposto a darmi una mano con quel fatto delle interviste. Cioè, l'ultimo periodo mi era saltato in testa di provare a vincere. Un antico maestro sufi direbbe no,
provare a non fare o non fare. Non c'è provare. Ok, beh. Allora, dai. Grande pepe. Allora, senti, io pensavo una cosa, rifarlo un po' alla intervista molto alla Link, ok? Link? Die Link, muss den Menschen keine Vergangenheiten, sondern eine Zukunft geben. Dicevo, questo è uno dei tuoi filosofi morti. Senti, no, io dicevo Link, il regista, ok? Quindi, prima cosa, vabbè, io mi metto subito qua. La giriamo subito. Poi ho scoperto anche una cosa, aspetta un attimo. Che ha fatto un sacco di interviste in America, poi lui. Tu sei sicuro che sia Link? Certo, ma che ne sai te? Dai, tu pensi ai filosofi morti. Scusami, perdonami. Vai, sei pronto? Il segreto del successo sta nei compromessi, nella determinazione e nella fatica. E forse anche in un pizzico di fortuna. Sì, va benissimo Marco, però una cosa, fammi una... Fammi un po' di più alla Link, eh? In che senso, Luca? Più all'americana, eh? Madonna, è mirante. Sono i primi frutti del lavoro del governo D'Alema e della legge Scilipoti anticorruzione. Ha dichiarato il ministro oggi in conferenza stampa. Infatti erano già partiti i primi avvisi di garanzia venerdì scorso, dopo il blitz della Guardia di Finanza negli uffici della società del cavalier Mabritto. La procura di Udine indaga su peculato, falso in bilancio... Sarà un caso di omonimia... Alla lista degli indagati si aggiunge anche il senatore Di Lascio, sotto inchiesta a seguito delle dichiarazioni dell'autista del Cavaliere. La procura indaga sui rapporti tra il senatore e il Cavalier Mabritto, dal quale sembra aver ricevuto ingenti somme. Comunque l'Italia è un paese marcio, eh? Cioè, la magistratura fa solo indagini ad orologeria e poi dimmi mai se quando sbagliano pagano, perché io non li ho mai sentiti. Beh, sei contento? Hai distrutto il mio lavoro? Sei contento? Grazie, adesso, per favore, non è lui, hai visto, per favore, vattene, chi c'ho da fare, mi hai distrutto il documento, mo, stavo, per favore, Beppe, te ne vai, via, grazie, Ma voltiamo, tu sei pronto? La cui città del Vaticano ospiterà le prossime Olimpiadi, l'evento sarà un'ulteriore occasione per ristabilire l'autorità romana, dopo lo scisma dell'antipapa. Je revois la foule en fête et en délire, suffoquant sous le soleil, sous la joie. Et j'entends dans la musique des cris, des rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Mais perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. E questa storia delle toghe rosse e tutto il resto, beh, forse bisogna essere un po' più... Non caritevoli, però bisogna stare attenti a chi si sta schiacciando, perché comunque si sta schiacciando una vita e quindi questo e basta. Amici, da oggi sono un architetto. Grande, dai. Sei carico, sei contento? Tantissimo. E allora vieni perché mi devi fare una cosa. Mamma mia, ha detto che almeno come è andata. Sì, molto lo dico. Mi sono... Oh, sono contento, poi mi stanno venendo anche dei pensieri strani, no? Non dico niente di preoccupante, però insomma il fatto che trovi lavoro, magari dici, cazzo, allora adesso potrei quasi addirittura fare una famiglia. Poi non è così perché siamo giovani, però insomma uno inizia a pensarci, no? La bellezza di avere un lavoro è anche quella che uno può fare dei programmi a lungo termine. Beh. Invece se non hai un lavoro non puoi... Dimmi. Una curiosità, ma il contratto è a tempo determinato? Sì. Perché fai questa cosa? Vabbè, meglio, no? Almeno sai uno che... Sai quando finisce e ti regoli, no? Non sei convinto? Vabbè, sì, sei un part-time. No, anzi, ecco, mi ho dimenticato di raccontarvi. Devo stare lì tipo dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 8. Beh. E qualche volta... forse anche più in là. Vabbè, e quanto ti danno al mese a te? No, vabbè, per adesso non mi pagano, è ovvio. Tra un po' mi daranno dei rimborsi spesa per questo periodo e poi... Ah, sai che posso usare gratis la macchinetta del caffè che c'è all'impresa? Sì. Vabbè, tanto l'importante è che disegni... No, ancora no, figurati, arrivo io e mi fanno disegnare. Cioè, le volte che... Sì, in generale no, però quando disegno comunque ho l'obbligo di non firmare, per cui a nome di qualcun altro, oppure i miei. Scusate, posso fare una domanda?
Giuseppe, una cosa. Ma tu ti diverti? Ci provi gusto a interrompere un nipote il mio lavoro, dimmi. No. Però, dai. Hanno preso il Ferrero Schiaffo. Bene. Fuori. Grazie. No, stavo dicendo. Dai, quindi, tornando al discorso, sei contento del tuo lavoro? Guarda che a me hanno detto che il conto era bloccato. Ma come fa cosa? Io devo pagare la tipografia. E poi mi stavo anche preparando per la presentazione. Tu e zio fate i pasticci e io faccio le figuracce. Che ne sai del mio futuro? E se il mio futuro dipendesse dalla pubblicazione di questo fumetto? Mi hanno cacciato dall'accademia. Contento? No, vabbè, guarda, lascia stare. Dimmi dove sei. Mi dici dove sei, così almeno ci vediamo e mi dici che cosa sta succedendo. Pronto? Va, pronto. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'âme qu'elle m'avait donnée, que je n'ai jamais retrouvée. Così non va bene, eh? Allora, su, Luca, la vita, perché non mi potete lasciare qui. Che fate? Mi mollate un passo al traguardo, no? No, lasciate qui. Davide, che fa? Che... Oh, pure Renzo Piano ha avuto il suo contratto a tempo determinato, eh? Tutti ce l'hanno. Sì, Luca, ma che cosa stai dicendo? Come che sto dicendo? Ma... Marco, guardami. Ma chi sei? Comunque, che tu mi dici sta cosa? Che fino a mo' mi allenavi, mi dicevi flessioni, cose, mi facevi il personal trainer. E mo' come te li trovo? Col cuore in mano? Pure te, ancora tu, È scaduto. Chi? Il bando è scaduto l'anno scorso. Peppe, no? Sì. No? Da un anno. Come da un anno, Vabbè, io ho fatto un dolce. Ci vogliamo, possiamo cenare insieme. Zuppettina di farro per tutti. Magari, ti sembra il momento di proporre la cucina contadina? Che tristezza, Peppe. È così? Non ti va? Non è che non mi va. È che la mia è questione di ricercatezza. Beh, guarda, io mi mangerei pure la zuppettina di farro. Il problema è uno. Ho già perso 3 kg e ho bisogno di qualcosa di energetico. Come volete. Cucino io? Dai, facciamo una zuppa di farro, poi ci aggiungiamo un po' di besciamella e di pancetta, che dite? E tu saresti il giudice della sfida? Vabbè, io... Come diventarvi, non lo so. Altrimenti facciamo, non lo so, qualcosa altro. Mi volete bene? Vaffanculo, Davide. Sentite, io mi faccio una bella matriciana, Tra matriciana e zuppa di farro con la besciamella, non so, un compromesso. La carbonara? Carbonara, una bella carbonara. Carbonara, ma guanciale. Però le uova non facciamo le crude, perché a me non mi piacciono, ma le fa sempre il mio padre. E il parmigiano reggiano. Leggermente. Ma questa è la torta trascendentale filosofica che mi avevi detto. Ma no, questa è solo una torta, dai. Non c'è male. Non è che ci hai messo qualche spezzettina tua, Fidati. È buonissima. Sai che ho un cugino a Berlino, fa il pasticcere. Potremmo pensare di commercializzarla. Grande Marco. Oh, ragazzi, andiamo a Berlino. Ragazzi, ci sono. Facciamo un documentario, Io ci metto la macchina. Però tu ci fai la cortesia che non guidi, No, facciamo così. 2 ore a testa e in 8 ore siamo lì. E tutti guidiamo. In 8 ore arrivi al Brennero, Luca. E poi nel senso il viaggio va gustato, l'ha fatto con calma, delle tappe. Se tu ti fai le tappe, perché non sai guidare, dillo. Io
dimenticare, tant'è che io ho qua la guida più dolce di tutti. Sì, infatti io mi addormento sempre. Non è questione di addormentarsi. Vabbè, è l'importante, è l'importante la questione. No, se non vogliamo andare, possiamo andarci anche in treno. No, andiamo, con la macchina. Non voglio assolutamente, assolutamente. Ragazzi. Guido io. No. Abbandono e ci vediamo alla prossima. Et par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat. Et le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage. Et je pleure. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Je suis emporté au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.